Buongiorno a tutti ragazzi, oggi, Buongiorno. buongiorno, è tardi anche oggi, stiamo uscendo, sono le 3:30. Oggi siamo a Montebruno, in provincia di Genova. Ok, In Alta Val Trebbia, lungo il Trebbia. esatto, dopo vi spieghiamo, se arrivate da Genova fate Torriglia, il video, l'ultimo video, e poi venite a Montebruno e poi venite a trovarci al campeggio delle Fontanelle. Ma allora, ieri, cioè quindi per voi il video precedente, eravamo A a Torriglia. Torriglia e di notte alle 3:30 ci siamo beccati i daini che giravano per il parcheggio, sono stati lì 2 ore. Adesso vi faccio vedere qualcosa. Bello, è stato veramente bello. Noi li aspettavamo in campeggio, invece loro ci hanno C'hanno. anticipato ancora. Ma li vedremo sicuramente anche in campeggio. E adesso andiamo a fare quelle 3-4 cose che si possono fare qui a Montebruno, perché Montebruno, perché comunque è piccolino. Allora, questa è l'area sosta sul fiume. Vi lasciamo il link di Park Fortnite. C'è dietro un bel campetto da calcio. Qua purtroppo ci sono dei cestini, non è proprio una meraviglia quella parte lì, però il resto è accettabile. Adesso là dietro andiamo a vedere che c'è anche un'area picnic, boh, con una palestrina. Poi andiamo in paese, andiamo a bere il caffè e andiamo a vedere l'abbazia, il Il ponte, forno, il forno, andiamo a prendere le cose. Vabbè, però dai, strada poco per facendo vi volta, vi facciamo facciamo vedere, e anche il vedere. ponte medievale. Adesso cosa facciamo? Andiamo a vedere il parchetto e Sì, poi il sì. caffè. Qua c'è anche l'accesso al fiume. Lo sapete già, vero, cosa sto per dire io, eh? Che comunque è bello d'estate, sicuramente qui, perché adesso mia troppa, però con l'estate il sole, il fiume diventa azzurro, fa caldo, si può fare il bagno, si può allenare nella palestrina, tutte cose belle che si possono fare d'estate, perché adesso non si può fare una mazza. Qui c'è questo coso con i tavoli, le griglie, qui ci faranno le feste del paese. Bello, festa del paese sul fiume. La vuoi ancora più azzurra? Cosa? Perché Acqua. è bello. Sì, bellissimo. Ma vuoi mettere con l'estate? Pericolosissimo!
sono un bel po' di cose da vedere volendo, nonostante sia piccolo, nonostante non sia estate. Allora, dentro al santuario, a parte che è gigantesco, infatti c'è anche il museo contadino che è stato voluto dal parroco. Poi là dove siamo stati fanno sia la festa del 15 agosto, sia la festa patronale l'8 settembre. Quindi se volete venire sapete che poi c'è il ponte medievale, il ponte Doria, che ha quattro arcate, sempre bellissimo da vedere. Il centro storico, ci sono le case torri, ci sono gli antichi lavatoi e c'è anche il museo dei voli frenati. Cosa vuol dire voli frenati? In mongolfiera, mese di luglio però. E lì mi tocca dar ragione a Gabri. Guardate che bella acqua azzurra, non è vero, è trasparente, azzurra d'estate. Vedete d'estate che bello, camper lì, fiume, spiaggetta, tac, sole, bagnetto, una meraviglia. D'inverno puoi fare niente, niente, poi ancora un po' di niente e ancora un po' di niente. No, l'unica cosa puoi andare al forno a prendere da mangiare. È primavera, ma sembra inverno oggi. Nuvole grigie incombono sulla nostra gita a Monte Bruno. Proprio qua. Sì, vicino al camper, qua esci. Tac. Da Carlo ci veniamo dopo. Adesso questo bar, sì. Ci fermiamo al bar a Castrum a bere il caffè. Comunque Monte Bruno, per essere anche questo un paesello, c'ha un po' di cose, No? Cioè, trattoria, pizzeria, vediamo magari se stasera un asporto. Già, subito. C'è il forno, c'è gli alimentari, c'è il bar, c'è i tabacchi, l'edicola. Niente, ci è andata male. Qui comunque vendono anche i permessi per i funghi, per venire a raccogliere i funghi al cacciatore lì. Siamo entrati a chiedergli se facevano le pizze da asporto per stasera, invece no, non le fanno. Solo venerdì e sabato, oggi è giovedì. Perché non è estate. Perché non è ovvio. Se fosse estate. No, non lo so, non gliel'ho chiesto. Sì, quello. Certo, Gabriele. Guarda che bella quella casa lì. Ugo Rasil Artigianato. Stavamo venendo qui i lavatoi, ma sono chiusi per ristrutturazione. Non per ristrutturazione, perché non è estate. Tutti i lavori di manutenzione li fai? Eh? Perché tutti i lavori di manutenzione li fai? L'inverno. Ma è primavera! In primavera. Eh? Guarda. Che sentiero è questo? Bello, a me mi ispira. Allora, i casi sono due. O devi bere il sentiero del... o se no è il Santo Graal. Devi andare a cercare. No, potrebbe essere i lavatoi. No. Bevi l'acqua dei lavatoi. No, no, il lavatoi là. No, che sono aperti. Almeno si possono vedere anche con i lavori in corso. Questa è l'acqua di fonte che va ai lavatoi, quindi secondo me quel bicchiere là era perché qui c'è la fonte, non perché ti devi ubriacare. E l'acqua che viene giù è proprio bellissima, trasparente.
Siccome il giretto era troppo breve, allora dopo il municipio abbiamo tirato dritto per questo sentiero, che è una stradina asfaltata, perché Google Maps ci dice che di qua c'è, cos'era, foresta pineta di Monte Bruno, quindi non è tanto, saranno 500 metri, non so, 700 metri, luogo di interesse, e allora andiamo a vedere. Così vediamo Monte Bruno dall'alto. Se venite qui a Funghi dovete andare a fare il tesserino. Avete visto, c'è il cartello. Andate a fare il tesserino, penso lì al cacciatore, poi si può raccogliere i funghi. Beh, però sembra Cortina, ma un pochettino arrampica. Però non abbiamo fatto niente in questo giorno e mezzo, quindi siamo pieni di energie. No, tu non sei piena di energie. Guarda, ti faccio franare anche le montagne. Guarda qua. Se non era per questo brutto tempo, un po' di ginnastica l'avrei fatta in palestrina. No, tu no. Io sì. Un po' di sollevamenti, giusto quei 3-4. Per restare in forma. Eh sì, ti mantengono la forma, nel senso che non cambi niente. Quella lì è cipolla selvatica. Non so tanto però. No. Perché tu la fai tutta affettata nella frittata e così. Quella lì selvatica, cipolla, non so come si chiama, giusto, cipollotto selvatico, cipolla selvatica. Qua avevo messo i due vagamondi che seguiamo sempre con grande interesse. Erba cipollina spontanea la chiamano loro, vedi? Fatto pipi a tocchelle, poi esatto, erba cipollina spontanea. Tagli tutta e ci fai una bella frittatina. Però noi non la raccogliamo oggi, non la facciamo. E siamo arrivati alla pineta di Monte Bruno, ma c'è tutto meno che una pineta. C'è un pascolo. C'è un pascolo, un bel pratone. Bello. D'estate. D'estate, no dai, anche adesso questo è carino. Bene, torniamo indietro perché lì la strada continua e ci sono due strade che si dividono. Una va a sinistra sul monte a sinistra e l'altra va a destra sul monte a destra. Non ti ricordi già più Non mi ricordo più i nomi. Hai detto Pian... Porpezio, vabbè. Sì, Non mi ricordo più, comunque sono due frazioni. E se c'era una bella giornata era anche bello andare. Però torniamo perché niente, proprio c'è brutto, sta facendo due goccine e non c'ho voglia di prendere l'acqua. Adesso dobbiamo ancora andare dove? Al forno. E volevo basta. Vedere l'altro negozietto artigianato. Ah sì, dalla parte di là, sì. Basta, ritorniamo in paese, facciamo ancora un po' di giretti e via, al camper. Altro video breve. Ma va bene così, o si fa quello dai, che si può. Dai, facciamo vedere un po' i posti che ci sono in zona. Qua nei dintorni. Che così potete se volete, fare anche voi. Se volete venire a trovarci al campeggio, poi potete farvi anche qualche tappa in giro, in libera. Sono tappette veloci, paesini piccoli, però magari uno una mezza giornata se la passa anche volentieri. Soprattutto dovete venire a prendere i canestrelli. Che buoni. Sono già finiti ragazzi, sono rimasti solo quelli ricoperti al cioccolato. E invece questo come si chiama? Che attira tanto così, oh che bello! Non lo so, non mi ricordo. Euforbia, ha detto anche gonfiamani! Sì, perché? È perché il latte che c'è dentro è... irritante, ti vengono proprio le piaghe.
puoi provare. Vediamo se le mie conoscenze sono vere. Beh, con la saponaria ci avevi azzeccato. Bellissima la saponaria, i fiori si prendono e fanno proprio il sapone con un po' d'acqua. Lo usavano i contadini quando finivano di lavorare nei campi, si pulivano le mani così. E fantastica, sgrassa proprio, bello. Per che cosa? Lavatoi? Buon, dai, abbiamo girato abbastanza, adesso andiamo al forno a prendere qualcosa. Le 5, non so se... Ah, qua forno a legna anche di qua. Però andiamo di là, antico forno. Parete di canestrelli da Carlo. Lo prendiamo ancora. Diventiamo burrosi. Infatti. Già, io sono sulla strada buona. E niente, siccome la focaccia non c'era, Gabri non ha resistito a comprarsi degli altri canestrelli. Questi però con il cioccolato solo sotto e il resto normali. E per la focaccia invece veniamo domani mattina, perché al pomeriggio non ci arriva, ci hanno detto. Quindi domani ci alziamo e scappatina qui. Così prendiamo la focaccia col formaggio, con le cipolle, con... Normale, per fare colazione. Normale. Non lo so, vediamo quello che ci hanno detto, che è buonissima la focaccia qui, allora dobbiamo per forza venire a prenderla domani mattina. Io volevo fare anche un giretto qui, perché proprio vicino al camper c'è un sentiero che va su, che ho letto che è una roba brevissima, credo che si chiami il sentiero della poesia, il sentiero letterario, non lo so, qualcosa del genere, che deve essere abbastanza breve, si fa in un quarto d'ora, però visto che lo faremo domani mattina, perché adesso sta iniziando a gocciare, e niente, domani siccome mettono il tempo un po' più bello, andremo a prendere la focaccia e andiamo a farci un giretto lì prima di tornare in campeggio. Arrivati al camper! Ciao a tutti ragazzi! Io non vedo l'ora, cioè sto continuando a pensare a quella focaccia lì di domani, devo mangiarla. No. Adesso è venuta la voglia. Sì, di brutto. Ciao anche a tutti! Anche pizza, pizzetta. Va bene, vabbè, ciao, dai, facciamo merenda adesso. Ci vediamo domani. A domani. Ciao ciao. Buongiorno a tutti ragazzi! Non si vede Argo, si vede? No, non lo so, si vede. Abbiamo anche vicino. Allora, niente, corriamo a prendere la pizza perché noi volevamo essere mattutini. La focaccia, la focaccia. Non Napoli, Genova. Perché volevamo essere più mattutini, ma non ci riusciamo. Vabbè, sono le 8 e mezza, 8 e 20. Apriva alle 7 e mezza, volevamo andare subito. Stamattina fa freddo, stanotte sì, ha fatto freddo. C'è una bella giornata, ma è frizzantina. Però oggi finalmente, oggi e domani, danno due giornate bellissime con 25 gradi di massima. Quindi ottimo. Chi viene in campeggio, ecco, sarà un'ottima scelta. Finalmente. Grigliatina. E niente, adesso andiamo a prendere la focaccia e poi andiamo a fare il giretto, se non sarà troppo bagnato, ma ci andremo lo stesso. Una rana! Aspetta, niente, poi andiamo a fare il giro del sentiero. Andiamo, ho visto meno una male rana. Che non era un cinghiale. Avete sentito le campane? Non so perché, ma qui a Montebruno suonano spesso. A che ora sono suonate stamattina? No, allora, alle 6. Suonano tutte le ore, però alle 6 fanno i 6 rintocchi e dopo qualche secondo un'infinità di rintocchi. 30. Io ne ho sentiti 30. Boh.
perché andavano diminuendo. Non lo so, comunque suonano tanto. Danno la sveglia, insomma, ti devi alzare alle 6 a Montebruno. Cosa vuoi? No, cosa ho capito che c'è qua dentro? Cosa c'è? Ma cosa c'è? Com'è? Vedo il golfo dei poeti, il Timo, la Palmaria, Porto Venere. Tu mica non vedi niente invece. Perché da noi non la fanno così? Non ha questo sapore. Qua, buonissima. E voi direte, ma con tutta la focaccia che volevate prendere, in realtà abbiamo preso solo questa adesso, da mangiare adesso, perché non c'era ancora quella col formaggio. Non siamo arrivati tardi, ma siamo arrivati presto. Sì. Quindi abbiamo fatto tenere da parte un pezzo di tutti i tipi, due con la cipolla, olive, pomodorini, e stiamo aspettando che viene pronta quella col formaggio. Quindi dopo torniamo a prenderle tutte per il pranzo. Buonissima! Benvenuta! Se venite a Montebruno dovete per forza passare a prendere la focaccia da Carlo. Alla mattina! Alla mattina presto! Allora, adesso, visto che dobbiamo aspettare, andiamo a farci il giretto lì, il sentiero della poesia, della scrittura, della qualcosa, adesso vediamo. Ti è venuta ancora più fame, vero? No. No? Resisto. Sì. Sei detto che ne abbiamo comprata troppa. Beh, no, non adesso, troppa per dopo. Montebruno Carossa Barba Gelata. Ore 2:30, ovviamente noi non faremo quello. Perché c'è anche la Via Crucis. Sì, lì Gesù cade la prima volta, c'è scritto. Si chiama Bosco Narrativo, c'è l'immagine di una mongolfiera, perché oltre a esserci comunque il museo fotografico delle mongolfiere, qui cadde il pallone aerostatico nel 1800, non mi ricordo, 1800 qualcosa, cadde un pallone aerostatico, e quindi simbolo mongolfiere. Non ho capito bene, però praticamente il sentiero narrativo è lo stesso sentiero della Via Crucis. Non so fino a che punto siano sullo stesso percorso, però fino adesso, che è l'inizio, praticamente è la stessa cosa. Il sentiero della Via Crucis è anche il sentiero narrativo. Ah no, qua si dividono. Di là il sentiero narrativo e di qua quello della Via Crucis, che è in penna di brutto questo qua della Via Crucis. Adesso vediamo quale facciamo, magari se riusciamo a farli un pezzettino tutti e due. Quale vuoi fare? A sinistra? No, il percorso letterario, non la Via Crucis. A sinistra allora? Sì. Ma la Via Crucis non la vuoi fare un pezzo dopo? Vediamo. Non ho voglia di scarpinare. Di penitenze. Sì, poi sale di brutto, guarda di là. Tutte le Via Crucis devi... Eh? Tutte le Via Crucis. Devi faticare. Matamicine!
Questa pianta qua, adesso Marta sta cercando di capire cos'è, abbiamo visto su quando siamo andati ieri, tagliavano, facevano su le fascine, che non sappiamo cosa la usano. A me verrebbe in mente che secca e la puoi usare per fare le scope, tipo la saggina. Cos'è? La ginestra, dice Google. La ginestra è quella che diventa gialla, l'abbiamo vista in Sardegna, alle gole, Ligurra. No. Non sapevo fosse così. Se voi la conoscete scriveteci sotto nei commenti se è ginestra. Che, e soprattutto cosa si usano le fascine? Vengono fatte seccare e poi utilizzate per l'accensione del fuoco. E i rami sono 100 volte meglio della diavolina. Impressionante il potere incendiario anche se dura poco. Ciao! Uè Gina! Gina! Guarda quei due lì, cosa vogliono? Non lo so, Berta! Chiama, chiama! Chiama il pastore! Ciao bello! Vai, vai! Non ti disturbiamo! E niente, il nostro sentiero è finito lì presto, perché dove c'erano le caprette c'era uno sgabbiotto con dentro delle altre pecore o caprette, non ho visto bene, ma è una razza strana, erano belle, non come quelle lì sopra, cioè sono tutte belle. Però praticamente è saltato fuori un maremmano, per fortuna, che sembrava abbastanza calmo e un po' anzianotto, che è uscito abbaiando, si è fermato lì. Noi siamo scappati via subito con Milka e lui si è fermato lì, abbaiato un po', però ci ha lasciati in pace, meno male. Fosse stato un maremmano un po' più giovane, un po' più, magari rischiavamo anche, però è andato tutto bene, ce ne torniamo indietro. Abbiamo fatto un giretto breve. No, si è spaventata nel maremmano? Perché quando li vedo io in maremmano... Perché è uscito... Wow, abbiamo sentito abbaiare a proteggere... A fare la guardia. Quindi appena è uscito gli ho detto a lei, vai! e sono stato lì un po', però è stato bravo. Bene, torniamo, andiamo a prendere la focaccia che è più sicura. Comunque non è da escludere che comunque il sentiero finiva lì. E poi iniziasse una proprietà privata, magari non è segnalato né niente, però se c'era un cartellino, boh, proprietà privata, attenti al cane, era meglio. Vabbè, tutto bene, qualche finisce bene. Eravamo indecisi se fare la Via Crucis, perché è bella, perché arriva in cima, però non la facciamo perché dobbiamo andare a prendere la focaccia e dobbiamo andare in campeggio, non vogliamo rischiare di fare tardi, che oggi si ricomincia altro weekend. Cosa snesotti! Allora, siamo arrivati in camper, abbiamo preso un sacco di focaccia, abbiamo preso 1,3 kg di focaccia e di mille tipi e tutto. Quella col formaggio c'ha una faccia bellissima. Non stiamo. No, io adesso non ci voglio di stare qui. Vuoi tirarle fuori te per mangiarla? Comunque, fidatevi, se venite qua è buonissima sta focaccia. Queste con queste noi ci pranzeremo, forse ci ceneremo anche. Devo mangiarne subito una col formaggio. Assaggino. Ma assaggino, finì che la mangi. No, tutto no. No, mangiate. Non voglio lasciarti la trova, se non c'è più. Parere? Buona. Da scaldare. Boh, va bene. Adesso vi saluto così lo mangio anch'io. Ciao a tutti. Al prossimo video. Alla prossima mangiata. Ciao.